Come dice il giornalista Matteo Cavallito, l'Italia forma i suoi giovani più promettenti, ma non crede nelle loro potenzialità di professionisti. La fuga di cervelli è quindi sopravvivenza. Buon pomeriggio a tutti, sono Sofia Covacaiazzo e sono qui in veste di capitano della squadra dei Pro. La mia squadra sostiene la seguente tesi. Il fenomeno della fuga di cervelli è causato dall'incapacità di una nazione di trattenere al suo interno risorse umane competenti e ciò avviene poiché non c'è una collaborazione tra processi scolastici, universitari e lavorativi. Quindi, lavoratori competenti sono costretti a lasciare il nostro paese. Partiamo dunque con qualche dato. Si stima che nel 2017 gli italiani ad aver lasciato il nostro paese sono stati circa 115.000 e come dicono i dati ufficiali dell'Istat, più della metà di essi, si parla infatti del 52,6%, avevano un titolo di studio medio-alto, infatti si parla di circa 33.000 diplomati e 28.000 laureati. Una perdita di così tanti laureati crea un grave danno all'interno dell'Italia, poiché perdiamo capitale umano che avrebbe potuto servire per la crescita economica del nostro paese. Secondo la nostra squadra, la colpa di tutto ciò ha 6 lettere. I-T-A-L-I-A. Italia, un paese contraddistinto dalla precarietà, da salari che rasentano il ridicolo e dalla scarsità della possibilità della mobilità sociale. La nostra politica, inoltre, è altamente responsabile di questo fenomeno. Infatti si dimostra completamente disinteressata, promuovendo incentivi che facciano buon viso a cattivo gioco, ma che, in fin dei conti, non risolvono assolutamente niente. Infatti, secondo uno studio condotto dal gruppo Contro Esodo, si stima che dei 15.000 italiani che sono rientrati in Italia a seguito degli incentivi, 7.033 hanno dovuto lasciare il nostro paese poiché i premi fiscali per lavoratori altamente qualificati sono contraddittori ed escludono completamente chi è rientrato in Italia tra il 2017 e il 2019. I politici italiani, anch'essi inoltre, sono completamente disinteressati alla questione, in quanto ad esempio in un'intervista l'ex ministro del lavoro Coletti afferma che quando gli venne chiesto che cosa ne pensa della fuga dei cervelli, rispose che è meglio averli fuori dai piedi che in Italia. Concludo il mio intervento citando Matteo Resta, che è uno dei tanti cervelli in fuga, che oggigiorno lavora a Singapore in un'agenzia pubblicitaria. L'Italia non solo ci ha delusi quando abbiamo deciso di partire, ma soprattutto quando, malgrado tutto, ci sembrava impossibile avere un futuro nel nostro paese a momento debito. È come andare in bicicletta con il manubrio bloccato, senza poter cambiare traiettoria e continuare a pedalare, lasciandoti il passato alle spalle.